Mi sono dimenticato come ci si siede. Ah, hi people of YouTube. Ah, hi people of YouTube. Rieccoci per la terza volta nelle cose che trovo ai mercatini dell'usato e sono molto belle. E quella è la cosa incredibile. Diciamo che in questo episodio mi sono tenuto un po' più leggero, però le cose sono incredibili anche questa volta. Quindi non perdiamoci in chiacchiere e iniziamo subito. Rifaccio la premessa per chi è la prima volta che vede questa tipologia di video. Io vado molto spesso a moltissimi mercatini dell'usato, alcuni a Milano, altri qua a Bergamo, altri comunque anche in giro, e ogni volta che trovo qualcosa che anche minimamente può interessarmi a un prezzo abbordabile, ovviamente, io la compro. In uno dei mercatini dell'usato qui a Bergamo ho comprato la trilogia di High School Musical, di cui questi due sono in edizione limitata. E sì, per chi vuole saperlo, ho anche l'edizione normale anche di questo. Mentre ai mercatini dell'usato di Milano ho trovato tutta la quadrilogia di Scary Movie. In realtà sarebbero 6, se non sbaglio. Cioè, so che c'è il 5, il 6 non ne sono sicuro. Però dall'1 fino al 4 li ho trovati. Volete sapere per caso a quanto? 1 euro, 1 euro, 1 euro e 1 euro. Cambiando proprio regione e andando a Cecina, ho trovato invece questi due, The Sims 3 e Seven Sins, una versione un pelo più piccante di The Sims e al suo tempo per la PlayStation 2 aveva anche il suo perché. Continuando a parlare di videogiochi, ma stavolta del computer, ho trovato questi quei quattro bei titoletti. Il primo, Silent Hill 3, il secondo che è un acquisto veramente recente, Doom 3. Questo, vediamo se indovinate il numero. Esatto, è Elder Scrolls 3, Morrowind. E infine questo, che a parer mio è forse una delle cose che terrò meglio per tutta la vita, ma per il semplice fatto che probabilmente diventerà uno introvabile e due fatto dai miei tre attori comici italiani preferiti. Lo Zero Comico di Aldo, Giovanni e Giacomo, un capolavoro del trash italiano, lo rende veramente un gioco molto difficile da finire, non perché sia complesso, ma perché ha delle meccaniche veramente orribili. Se volete più informazioni andate a vedere il video di Parliamo di Videogiochi, che è molto esplicativo. E come ho detto la scorsa puntata, dato che ho comprato la Nintendo 64, ecco a voi Mario 64. Ed immagino non sarà una sorpresa neanche sapere che ho comprato Pokémon Rosso. Per chi non lo sapesse, io sono un grande fan di Doctor Who, come potete vedere. Ho visto tutte quante le serie uscite fino adesso, tranne l'ultima, e credo non vi sorprenderà sapere che io colleziono anche i DVD. Ma quando vedi la decima stagione con Capaldi in Blu-ray a 2 € a un mercatino dell'usato, dici: porca miseria, devo comprarlo. Ed eccolo qua. Eccolo qua in tutta la sua magnificenza. E voi direte: pagarlo 2 € forse è una truffa. Beh, vi posso dire che in realtà no, perché i CD erano confezionati, chiusi e immacolati. Quindi è stato solo un gran colpo di culo. Ora cambiamo addirittura nazione e andiamo in Giappone. Penso che ormai tutti voi conosciate la mia passione per Kingdom Hearts e quindi non vi sorprenderà il fatto che io abbia collezionato da mercatini dell'usato e vari negozi dell'usato il primo e il secondo. Lo volete un consiglio da amico, fratello, youtuber, tutto quello che volete? Non prestate mai i vostri giochi preferiti a chiunque, perché magari finisce che li rivende e poi tu non li rivedi. E finisce che non parli mai più con quella persona perché la odi dal profondo dell'anima e speri finisca nelle fiamme dell'inferno. Comunque torniamo a noi. Quindi sì, li ho ricomprati a due mercatini dell'usato. Ma la cosa sorprendente è riuscire a trovare un mercatino dell'usato giapponese online. Dove non lo so, puoi comprare il primo Kingdom Hearts Final Mix per la PlayStation 2. Completo di tutto, libretto CD immacolato, libretti per l'uso separati dal libretto del gioco. Mamma mia, quanto è stato bello vederlo arrivare questo! Ci ha messo un'eternità, per carità. Però, che soddisfazione. Ma non finisce qui, dal Giappone arriva anche
Kingdom Hearts Recoded, sempre in giapponese ovviamente, perfetto come potete vedere, e la custodia è immacolata. Mentre per il reparto anime, penso che voi conosciate la mia passione per un anime in particolare, quindi un pacco del genere per voi potrebbe essere solo un'ovvietà. Però vediamo se indovinate. Il primo dei due che è arrivato è stato questo, Secret of Evangelion. Come potete vedere nella custodia di plastica, nella bustina, la custodia in sé è perfetta, il CD l'ho aperto per controllare che ci fosse tutto, è immacolato, c'è il libretto, c'è tutto, non voglio aprirlo perché... Mamma mia, sapete che io divento scemo per queste cose, ma il pacco più recente che è arrivato è questo, e al suo interno, dal Giappone, con amore... Evangelion 2. Come potete vedere è ancora più immacolata la custodia. È proprio... non c'è un graffio minimo. Non voglio rovinarla io. E il CD è immacolato. Sembra finto. Sembra sangue. Il libretto è in perfette condizioni. E al suo interno ci sono varie cose, tra cui anche le cartoline che fanno vedere gli sketch degli Evangelion. E avendo completato tutti quanti i CD, passiamo agli hardware. Spero che l'abbiate notato il nuovo mobiletto su cui ci sono tutti quanti i giochi del DS e più sopra anche quelli del Game Boy Advance. Quindi immagino che non vi sorprenderete se in un altro mercatino dell'usato io abbia comprato il Game Boy SP Tribal Edition. E per fortuna il caricatore è lo stesso del primo Nintendo DS. Ma passando a qualcosa di un po' più grosso invece del Nintendo, credo che voi tutti vi ricorderete della prima PlayStation che ho comprato nel primo episodio, a meno che non siete arrivati subito a questo video e allora andate a vedervi il primo episodio. Ma quando un venditore ti dice te le vendo entrambe a 15 euro, non puoi dire di no. Come potete vedere, queste sono due PlayStation 1 con sugli adesivi che si davano una volta, e siamo sinceri, questo è molto più bello di questo, ma penso che le terrò entrambe, soprattutto per il fatto che questa è lo stesso modello di quella lì sotto, mentre questa è addirittura il primo modello della PlayStation 1, la 1002. Ma la cosa più sorprendente è che, come potete vedere qua, c'è un adesivo, probabilmente o di qualcuno che l'ha modificata o di qualcuno che l'ha riparata. E la cosa sorprendente è che questa PlayStation era destinata a me. Su questo adesivo c'è su il mio cognome, quindi questa PlayStation arriva di sicuro dal sud. Questa PlayStation 1 è mia di diritto. Come sempre vi rigiro la stessa domanda di questi video. Voi cosa trovate nei mercatini dell'usato e soprattutto cosa comprate? Ditemelo pure qua sotto. Io vi ringrazio per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito, se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto, noi ci vediamo al prossimo episodio, ciao a tutti!